Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Blood. Siamo arrivati alla mappa 4 di Overlooked Hotel. Questa mappa è lunghissima. Lunghissima. Prima di tutto, appena iniziamo, TNT è un segnale di qualcosa che sta per accadere. Ecco. Imparate. Dai, pure te. Allora, vi consiglio caldamente di tenervi i colpi per lo shotgun, perché all'interno della casa ci serviranno. Quindi se potete, anche con difficoltà, dovete cercare di fregare tutti i nemici all'interno del labirinto con le armi che incendiano il vostro nemico. Questo è Jack Nicholson di Shining. Già, Jack Torrance. Il suo personaggio. Dai, scendi. No, devi scendere però. Vabbè, fa niente. Ammazziamo rimasti due. Dai che t'avevo preso però. Sì, sono saltato qui sopra perché dobbiamo prendere sto candelotto di dinamito, non può esserci utile. Allora, 5 colpi. 1, 2, 3, 4 e 5. Non me li spegnere addosso e muori, per favore. Niente. Ok. Che spavento. Ok, un colpo basta quindi. Uno, proviamo così. No, due. Ora, questo è un ascensore. Lo prendiamo e saliamo su. Ce la fate? No, vabbè, facciamo così. Dobbiamo tirare una bomba esattamente qui dietro. Ci sono due cultisti. No. No. Dai. Va bene. Così. Devo fare. Ah. Ok, spray can. Questo mi può essere utile. Ecco. Finalmente si è svegliato il tizio. Dov'è il cacchio? Eccolo qua. Perfetto. Io questo cercavo perché... No. No. Date via. Devo bruciare anche l'altro, che questo si attiva. Si attiva quando passiamo il cancello. Però se noi lo tocchiamo... Vero? Eccolo qua. E lo freghiamo prima. Dai, quanto ti ci vuole per bruciare però. Oh. Ora capirete perché ci siamo tenuti con tutti questi colpi. Non qui. Su Blood 5. Ok, qua sotto. Eccolo là. Guardate, guardate, guardate. Sono scesi. Proviamo a fare così. Ci sono altri cultisti qua? Questo si attiva? Sembra di no. Questo sì. Era un trigger pazzesco quello. Dove vai? No, 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 devi scendere. Ok. Piano. Torniamo indietro. E qua si apre il mondo. Guardate lì sotto, ci sono quattro zombie.
Chi è? Ma come? Non è possibile, non è possibile. Una bomba proprio vicino a loro e non è... No, vabbè, non è possibile. L'avete visto anche voi? L'avete visto anche voi? Vi prego, ditemi perché l'avete visto anche voi. Ok. Questo si attiva? No? Ecco, mi sono fatto male. Ma come hai fatto a vedermi da lì? Come hai fatto ad attivarti? Vabbè, fa niente. Esci, dai. Vabbè. Devo essere capace di saltare decentemente per poter passare. No. Devo passare dall'altro lato e non è cosa semplice, perché credetemi. Ecco qua. C'era qualche secondo di delay. Ora, siamo arrivati all'Overlook Hotel. Come ho detto, spero di averlo detto, qui c'è l'uscita segreta. Però come si fa a raggiungere l'uscita segreta di questo livello? Nel modo più assurdo e insensato possibile. E dai. Guardate, guardate. Cioè, vi pare normale una cosa... E muori! Dovrebbe essercene un altro qui dietro, vero? Secondo me. Quello che cercava di uscire invece non l'ha fatto. Questi non li possiamo colpire per il momento. Allora, in questo Overlook Hotel ci sono dei tomi da trovare. Esattamente 5, mi sembra. Ti è? Allora. No. No, dai. Non così. Cavolo, ci sono due fanatici dall'altro lato. Sì, ci sono due fanatici. Corri, 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 corri. Tre fanatici, mi correggo, tre. Ora. Scendi, ti prego. Almeno te. Allora, questo cosa lo facciamo fuori? Con le bombe, dai. No, scendi, scendi. No, non ti incastra. Ok. Allora. I need a key. Chiave del fuoco. Perfetto. Ecco, un ragno. Dannati ragni. Questo qua esce un fantasma, mi sembra. Eh sì. Ah, questo, ok. Abbiamo preso un tomo. Questo è uno degli oggetti che ci servono per sbloccare il segreto. Qui c'è un'altra uscita che dopo vedremo. Perché ragazzi, bisogna trovare 5 tomi. 5 per raggiungere il livello segreto. Aha. Magari muori. Guardate là nello specchio, l'avete visto? Che belle scene che a volte offre questo gioco. No, oh, 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 no. Sono morte le mani, perfetto. Questo è anche un segreto, mi sembra. Si può saltare nello specchio. Vabbè. Che schifo. Allora. Andiamo avanti. Questo è un segreto? Sì.
ci permette di accedere alla biblioteca. Perfetto. Ah, questo è un'altra trappola. Questa è la Skull Key. Correte, prendetela ed evitate quello. Non credo lo faccia più. Vedete perché? Perché i colpi ci servono, perché stanno sti tipi dappertutto. Ok. Questo si abbassa? No? Ci deve essere un modo. Ecco qua, abbiamo finito i colpi. Secondo tomo. Ne dovrebbero essere 5 se non vado errato. Ok. Segreto. Io avrei anche... No, non ce l'ho, il lanciarazzi. Accidenti, che peccato. Dobbiamo tornare comunque lì poi. Dov'è il cultista? Ma dov'è? Qua. Giustamente sono nascosti qui dentro. Terzo tomo. Dai, stiamo andando bene. Facciamoci tutte queste caverne, va. Chi è? Ma non... Ancora di questi, madonna. È piena. Ok, questo era un altro segreto. Piano piano, piano piano. Ok, bambola voodoo, ve l'avevo detto che... Ok. Boots of jumping, perfetto. No, 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 non così. Non così. Non così, non così. Ok, quella è rimasta ancora lì dentro. Piano. Quarto tomo. Stiamo andando alla grande. Manca solo il quinto. Oh, serve una chiave. Ok. Abbiamo recuperato anche la chiave del pugnale. Ancora. Che pazienza che ci vuole con questi, eh? Un teletrasporto, dove porta? Ah, ok. Siamo qui. Dietro la chiave del ragno, addirittura. No, 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 questa allora è la fine. Torniamo indietro, va? Com'è che si tornava? Di qua. Allora, siamo di nuovo nella libreria. Usciamo da qua. Qui sono salito. Ecco.
quest'ala non l'ho proprio esplorata. No. Ma dov'è il tipo? Ah, qua fuori. Dai, entra. Ma dove va? È ubriaco. Oh, bravo. Ok, questo lo abbattiamo con due colpi. No, qui non c'è niente. Era un altro camino, allora. Ah, cavolo, manca il quinto, solo il quinto tomo. E poi li abbiamo tutti. Sì. Ok, li ho presi entrambi. Sì! Ma che è qua? Una festa, che è? No, 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 no. Madonna. Sì, però. Che cattiveria. Mamma mia! E che cosa c'è qui dentro? Aspettate, eh! Bambola voodoo? Bambola voodoo. E bambola voodoo sia! Animazione unica di morte. 3, 3, 2, 1. Dai! Bello! Ok. Ok. Questa dovrebbe sbloccare l'altra parte del labirinto. Esatto. Accidenti, è enorme sta mappa. Allora, di nuovo bambola voodoo. Dopo vi spiego come funziona il passaggio al teletrasporto. Voglio prima liberare tutto. Vabbè, guarda qua che caspita c'è. Corri. Ok, preso tutto. Dove va? Chi è? Ok. Questo. Ok, fire armor. No, non è un segreto. Bella sta sala però. Ho i colpi pieni per lo spray can addirittura. Allora, la chiave del teschio era qua. Finalmente. Buongiorno. No.
l'Ice Seed. Interessante. Allora. Questa sala qui. Sì, vabbè. Funziona in questo modo. Porca miseria, che spavento. Uffa. Devo recuperare? No. Fortunatamente avevo salvato qui vicino. Oh, non sono entrato qui dentro. C'era anche la Monchilli. Devo tornarci. Vabbè, questo che apre gli occhi. Ok. Sì. No. Lasciami. Dovete spammare la barra per toglierveli di dosso, quelli. Allora. Dove potrà mai essere l'ultimo tomo? Alla ricerca del tomo perduto. Allora, scendiamo qui. Ammazziamo prima. Allora, facciamo così. Oh! No! Ok. Basta. Spray can, dove sei? Vai a fuoco un po'. Ok. Fate così. Saltate qui sopra. Abbiamo trovato un altro segreto. Ora manca un pezzo. Vedete? Del segno per aprire il segreto. Il livello segreto. Ora, dove dobbiamo andare? Abbiamo la dagger key. Noi abbiamo la chiave del ragno. La dagger key. La chiave del pugnale sarà qua. No, qua è la biblioteca. Questa è la chiave del fuoco. Accidenti. Potrebbe essere qui dentro. La dagger key dove caspita? Eccola qua. Eccolo qua l'ultimo. Ah, ma porca. L'ultimo domo è qua. E il rituale è stato compiuto. Come vedete, si possono anche nascondere in pezzi di libreria. Allora, dov'era la Monkey? La Monkey dov'era? Oddio. Sapete che adesso mi potrei perdere benissimamente in questo albergo? Perché io voglio farvi vedere tutto. Non voglio subito andare a livello segreto. Vi voglio far vedere persino come finisce e come sta per finire il livello. No, lì è chiuso. Allora, questa è la chiave del ragno, la apriamo. Un secondo, eh. Allora, con calma. Ah, qua abbiamo aperto. Questo si apre? No. Qua mi sembra che compaia il mondo da dietro quelle cose. Che arma mettiamo? Vabbè, teniamo questa, va. 3, 2, 1 e si corre. Ok. Non è roba pericolosissima. Ok. Chi è? Andate a fuoco. Perfetto. Lì c'è anche un bellissimo medikit che potrebbe esserci utile. Ora, volendo, noi potremmo proseguire di qua. Ah, ecco dove va usata la Monkey. E qua potremmo uscire dal livello.
Ma no, non vogliamo fare questo, però. Non vogliamo andare come degli sfigatelli verso il livello dove dovremmo andare. Ma noi vogliamo andare nel livello segreto. Ora, come potete vedere, c'è del fuoco e c'è un pentagramma lì a terra. Aspettate. Noi adesso dobbiamo tornare un secondo nella hall dell'albergo. Prendere Life Seed. Ma giustamente, perché non ci sono entrato qui dentro. Giustamente. Vabbè. E siamo a posto. La Fire Key vi avrebbe portato invece, che troviamo qui dentro, vi avrebbe portato in questa stanza, che adesso controlliamo giusto per. Però vedete, noi ci siamo già entrati, abbiamo già fatto fuori tutti. Utilizzando quello shortcut, adesso dobbiamo semplicemente raggiungere la sala del rituale, entrare in quel fumo e andare verso il livello segreto. Lo so, è lunghissima questa mappa, ragazzi, però che ci volete fare? Andiamo. Teletrasporto. Keep out. Stai alla larga. Entriamo lo stesso. Thin Ice. Perfetto. Di James Wilson. Salviamo su Blood 9 perché questo è il livello segreto. E niente, ci vedremo alla prossima su Thin Ice. Grazie per aver visto questo video, ragazzi.